Passo la parola un secondo al consigliere Cottini, che introduce il sottosegretario Giorgis, che ringrazio personalmente a nome dell'agenzia per la presenza, perché anche la giustizia può far parte di un progetto come Valore Paese Italia. Sì, grazie a tutti. Ci tenevo a ringraziare particolarmente il sottosegretario Giorgis, sottosegretario alla giustizia, che oltre che essere professore di diritto, con grande sensibilità anche insieme al capo del DAP, il procuratore Petralia, hanno avuto la sensibilità di includersi, diciamo, di partecipare a questa iniziativa attraverso diciamo, un'intuizione importante di valutare la fattibilità di mettere in rete dei grandi, diciamo, monumenti di edilizia penitenziaria, per esempio nel carcere di Favignana, l'ex carcere di Favignana o di Pianosa o dell'Isola d'Elba, eccetera, insomma tutta una serie di della Sinara, tutta una serie di realtà che insistono in paradisi della natura, in riserve naturali di incredibile bellezza, che diciamo ormai sono strutture diciamo obsolete e superate rispetto alla funzione, diciamo, carceraria, soprattutto di rieducazione dei carcerati, che sono e che però possono essere messe a sistema, diciamo, in questo progetto di valorizzazione di Paese Italia, proprio perché riguarda le isole carcerarie che diciamo, appunto, insistendo su questi in questi luoghi e paradisi della natura, possono costituire una rete eccezionale, diciamo, di ulteriore valorizzazione della nostra iniziativa. Quindi ringrazio ancora il sottosegretario Giorgis e gli lascio la parola. Buongiorno a tutti, vi ringrazio dell'invito e chiedo scusa di non essermi collegato prima. Era, insomma, dire, purtroppo in questi giorni l'attività anche parlamentare, oltre che di governo, richiede disponibilità e orari che non, insomma, dire, che impediscono qualsiasi programmazione dell'agenda. Però sono contento di essere riuscito almeno a fare un saluto e a ringraziare io l'Agenzia del Demanio per una dinamicità, una passione, una competenza e una davvero straordinaria operatività. Gran parte del patrimonio di cui il Demanio dispone e che è chiamato ad amministrare presenta caratteristiche e profili di straordinario valore che negli anni passati è stato spesso molto difficile valorizzare, è stato molto difficile immaginare di destinare ad usi che fossero maggiormente capaci di cogliere tutte le opportunità che quel patrimonio presentava. Io devo dire che in questi mesi di esperienza di governo e di confronto serrato con il Demanio ho proprio registrato una consapevolezza delle potenzialità che il patrimonio italiano possiede e devo dire credo che ci sia anche una consapevolezza della delicatissima fase che stiamo vivendo, che è una fase molto difficile, molto, come dire, molto complicata, ma al tempo stesso è una fase che apre delle opportunità che non ci possiamo permettere come paese di non cogliere fino in fondo. Penso, per quanto riguarda più specificamente le competenze del Ministero della Giustizia, a una, diciamo, seria e radicale ridefinizione di quelle che sono le caratteristiche della nostra esecuzione penale. Dalla crisi che stiamo vivendo e dalle opportunità di ricostruzione e di disponibilità di risorse che anche grazie all'Europa soprattutto noi avremo, credo che sia indispensabile provare a dare seguito a quella
straordinaria intuizione che i nostri costituenti ebbero la capacità di prevedere nell'articolo 27 della Costituzione e che a livello europeo è considerata davvero un riferimento tra i più avanzati. Immaginare che l'esecuzione della pena abbia una funzione, una capacità rieducativa, significa non soltanto prendere pienamente sul serio la centralità e il valore della persona umana, ma significa anche prendere sul serio quelle che sono le modalità più efficaci per ridurre la recidiva e per contemporaneamente quindi aumentare la sicurezza dei cittadini liberi. Ora, in questa prospettiva noi abbiamo bisogno di trasformare non soltanto l'attività trattamentale e le modalità attraverso le quali viene eseguita la pena da un punto di vista dei soggetti che operano negli istituti penitenziari, ma abbiamo bisogno anche di ripensare le strutture, abbiamo bisogno di ridefinire quelle che sono le caratteristiche essenziali dell'architettura penitenziaria, proprio perché un'architettura penitenziaria coerente con questa funzione trattamentale rappresenta il presupposto primo per dare seguito appunto a questa volontà, e abbiamo esperienze in Europa che sono davvero illuminanti. Ora, per fare tutto questo però occorre non soltanto una volontà politica e una competenza e la capacità di fare proprie quelle che sono le intuizioni e le esperienze architettoniche che sono tra le più avanzate in Europa, ma occorre anche avere una, diciamo, un'amministrazione dello Stato latamente intesa, capace di cogliere questa opportunità e prontamente assecondare questo processo. E io devo dire che l'Agenzia del Demanio ha dimostrato questa, diciamo, consapevolezza e questa velocità e questa dinamicità nel capire che è un'opportunità che abbiamo adesso e che bisogna trovare il modo, da un lato, di dare seguito a questo indirizzo che ha più a che fare con la giustizia, ma nel mentre si dà seguito a questo indirizzo, che ringrazio ancora l'Agenzia per il Demanio per aver condiviso e per aver in più occasioni dimostrato di voler davvero sostenere, occorre nel contempo anche valorizzare quel patrimonio architettonico che è inadeguato per svolgere una funzione trattamentale di esecuzione della pena, ma è invece straordinariamente adeguato per invece consentire una funzione che sia di carattere più culturale e turistico, perché la collocazione di molte strutture, le loro caratteristiche, sono caratteristiche di notevole pregio architettonico. Abbiamo degli edifici che non sono soltanto un luogo di storia e un luogo dove si sono consumate eventi decisivi per il nostro paese e per l'Europa intera, ma abbiamo anche luoghi e strutture che rappresentano dal punto di vista architettonico dei beni davvero di immenso valore. E allora dato la possibilità di inserire in un quadro più complessivo, e questo bisogna ringraziare innanzitutto la determinazione e l'intuizione del Ministero della Cultura, rappresenta secondo me una davvero felice dimostrazione di un'amministrazione pubblica assolutamente appunto adeguata a quelle che sono le difficoltà del nostro momento. Senza amministrazione pubblica, senza un'amministrazione pubblica preparata, dinamica, competente, radicata sul territorio, non c'è ordinamento giuridico, non c'è paese che possa immaginare di garantire l'esercizio dei diritti e la crescita economica. Noi abbiamo nel nostro paese un serio problema di rivalorizzare, ristrutturare, ripensare e riattribuire un protagonismo all'amministrazione pubblica, ma abbiamo anche degli esempi importanti invece di buon funzionamento, e l'Agenzia del Demanio in questa fase stiamo dimostrando queste importantissime qualità. Sottosegretario, grazie davvero per la partecipazione, grazie mille, e come Agenzia del Demanio faremo di tutto per mantenere questa dinamicità, questo glielo assicuro, e durante, diciamo, la mattinata abbiamo spesso, l'ho usato per primo il termine di visionari, no? Il ministro Franceschini, diciamo, un po' tutti, 20 giorni fa credo quasi tutti, essendo appassionati, abbiamo visto il bellissimo servizio di Lina Blu sugli istituti penitenziari dismessi sulle isole.
se vogliamo essere visionari, come abbiamo discusso anche quando ci siamo incontrati, è lì che dobbiamo andare a puntare per il progetto. Quindi grazie davvero per le sue parole, grazie per il tempo che ci ha dedicato.